Diciamo che è una giornata importantissima questa perché dopo anni di lavori, di sforzi insomma, da parte della nostra amministrazione prima, ma di tutte quelle che ci hanno insomma, preceduto, siamo riusciti ad aprire il sito, a renderlo fruibile, a far sì insomma, che tutti possano visitarlo e apprezzarne la sua bellezza. Insomma. Un sito di importanza io definisco internazionale perché si tratta diciamo, di un monumento che non si trovano insomma, testimonianze di questo tipo in tutta la Sardegna. Dunque, siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. Non ci abbiamo creduto e siamo riusciti insomma, alla fine a ottenere questo primo passo, che è quello dell'apertura, insomma, realizzare i biglietti, affidare il sito a una cooperativa locale che appunto offrirà l'apertura domenicale praticamente, fissa tutte le settimane. Poi stiamo approntando un elenco di operatori sempre qualificati per offrire l'apertura anche negli altri giorni della settimana su prenotazione chiaramente. Custas banderas numero 30, bevi nu bonum udana pinta. È un complesso megalitico della più grande importanza sia dal punto di vista scientifico sia anche dal punto di vista della sua valorizzazione, che è un sito d'altura in un contesto ambientale particolarmente bello, fascinoso, e quindi bene fa l'amministrazione comunale di Olmedo a valorizzarlo e renderlo fruibile ad un più vasto pubblico. Ha una sua imponenza, le sue strutture sono poderose. Che adesso poi gli scavi futuri, noi inizieremo anche alla fine di questo mese di giugno, e poi altri ce ne dovranno essere perché il sito è molto ampio. E non potevamo mancare a questo appuntamento che per noi comunque era il coronamento di un lavoro che è fatto tantissimi anni fa da tutte le amministrazioni comunali, anche dalle Proloco, degli altri direttivi, eccetera. E noi non potevamo non fare queste cose, curare sia l'intelletto, ma curare anche il corpo, che non guasta mai. E noi siamo in questo caso anche abbastanza bravi. Passi cutè.